Nella seconda metà di luglio del 1987, la Valtellina fu investita da un violentissimo nubifragio, causato da una serie di piogge che in un paio di giorni riversarono, nei punti più colpiti, oltre 600 mm d'acqua, cioè quasi un terzo di tutta quella che cade in media in un anno nelle stesse zone. Il 18 luglio alle 17:30 nel paese di Tartano, un'enorme massa d'acqua e fango si abbatté sul condominio La Quiete, tranciandolo a metà. L'evento interessò anche la strada sottostante e l'albergo Gran Baita, ove persero la vita 21 persone, tra le quali 11 turisti. Lo stesso giorno il fiume Adda ruppe gli argini in più punti, a San Pietro di Berbenno, ad Ardenno, a Selvetta e a Cedrasco. E questo fatto causò l'interruzione dei collegamenti stradali e ferroviari con la parte orientale della provincia di Sondrio e molte persone vennero sfollate dalle loro case. Nei giorni successivi, sul Monte Zandila, situato nella Val Pola, che è un'altra valle laterale della Valtellina, venne individuata un'enorme frattura in progressiva estensione, a causa della quale fu decisa l'evacuazione dei centri abitati della zona. Come si temeva, giorno 28, una gigantesca frana di 40 milioni di metri cubi precipitò nella valle, distruggendo completamente alcuni dei paesi che erano stati in precedenza evacuati. Sotto la frana morirono una squadra di operai impegnati in lavoro di ripristino della strada statale 38 e alcuni abitanti della frazione di Aquilone, che non erano stati evacuati perché la zona veniva ritenuta fuori pericolo. Nessuno aveva infatti previsto lo spostamento d'aria e la forza della frana, che era risalita per alcune centinaia di metri sulla sponda opposta della montagna. In totale le persone che persero la vita in questa seconda tragedia furono 29. I detriti della frana crearono uno sbarramento che interruppe il corso del fiume Adda e le acque iniziarono ad accumularsi in un lago. In pratica si creò un bacino d'acqua che incombeva su tutta la valle sottostante. Il livello delle acque del lago saliva mediamente di 2 cm l'ora, per cui bisognava trovare una soluzione che evitasse la tracimazione o persino il crollo dell'argine. Durante il mese di agosto, gli esperti misero inizialmente sotto controllo l'incremento del volume del lago, drenando parte dell'acqua che si accumulava tramite gallerie e tramite bypass. Tuttavia, a fine agosto le piogge ripresero con forte intensità e il livello delle acque del lago crebbe molto più velocemente e la situazione divenne grave. Ci si rese conto che era necessario un intervento più importante sul corpo della frana per favorire il deflusso dell'acqua del fiume Adda ed effettuare una tracimazione controllata del bacino. Vi furono aspre controversie tra chi giudicava la tracimazione controllata l'unica soluzione e chi paventava i possibili rischi di un ulteriore peggiore disastro se il fronte della frana avesse ceduto. In questo frangente il ministro Remo Gaspari risolse la questione autorizzando sotto la propria personale responsabilità politica la tracimazione controllata delle acque del fiume Adda. Alle 22 di sabato 29 agosto i geologi Maione, Presbitero e l'ingegnere geotecnico Lunardi presero una decisione drastica, l'evacuazione di tutti i centri abitati nei pressi del corso dell'Adda, da Sondalo a Sondrio, prima di procedere alla tracimazione preventiva. Il giorno seguente, domenica 30 agosto, si preparò il nuovo decorso del fiume, scavando una breccia sul fronte della frana e si cominciò a far defluire a valle l'acqua accumulata al ritmo di 40 metri cubi al secondo. In seguito, gli evacuati rientrarono nelle proprie case e nei giorni successivi il lago venne totalmente svuotato, mentre l'Adda si adattò al nuovo corso. Contemporaneamente a questi avvenimenti, la regione Lombardia decise di agire anche sul piano del monitoraggio, installando un sistema di 14 stazioni in grado di mantenere costantemente controllata l'evoluzione della situazione. Dopo quasi 2 mesi, l'emergenza si concluse. Ovviamente vi furono critiche su come l'emergenza fu affrontata dal governo e soprattutto dal nuovo governo di Giovanni Goria. Comunque l'esecutivo sospese le tasse in Valtellina ed esonerò dal servizio militare tutti i giovani valtellinesi.
Il 2 maggio 1990 il Parlamento italiano emanò la legge numero 102-1990, più nota come legge Valtellina, in cui si deliberava di destinare una somma di 2.400 miliardi di lire tra il 1989 e il 1994 per il riassetto ed il monitoraggio idrogeologico, la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Como e Brescia. Nel corso del video vi ho fatto già vedere alcuni scorci della frana, ciò che rimane della zona di Aquilone, con il piccolo cimitero, con un bel prato e la cappella, e nelle immagini che scorrono ciò che rimane dell'intera vallata che è stata distrutta dalla frana e che è stata ricostruita e riassettata dal punto di vista idrogeologico.